eccomi qua. Pronti? Pronti. Dopo le relazioni. Questo perché il presidente Schianese ha l'urgenza di andare via e quindi insomma, bisogna rispettare. Volevo intanto dire che anche per quanto riguarda la presenza dell'arcivescovo, questa manifestazione, questo evento si doveva tenere il 10 e poi per motivi organizzativi della location è stata anticipata al 9, per cui l'agenda del vescovo ha avuto dei cambiamenti e lui sarà qui sempre, salvo i previsti domani, o stasera o domani alle 16. Quindi io intanto volevo presentarmi, sono Luciana Mauro, giornalista del Mattino e un'amica ultradecennale della famiglia Giustiniani. I primi complimenti vanno a Bruno per aver così in maniera quasi eroica superato tante difficoltà per poter mettere insieme questa mostra che è veramente meravigliosa e splendida. Quindi avrete modo poi attraverso la voce di Antonio Andrisano, che ringraziamo per essere qui presente, assistere al momento clou dell'evento, cioè lo spettacolo. Io non vorrei togliere tempo al presidente Schianese, che ringraziamo ovviamente per averci ospitato in questa splendida location di Palazzo Sant'Agostino, che invece ancora più suggestivi i lavori e le opere di Bruno Giustiniani. Passerei subito la parola al presidente. Si sente? Ok. Allora, io ovviamente chiedo scusa per questo cambio di programma, ma purtroppo altre iniziative diciamo sono in corso e cerco di assicurare la presenza ovunque se possibile, quindi scusatemi davvero, in primis mi scuso con l'autore, con Bruno Giustiniani e ovviamente con tutti voi. Consentitevi però un saluto affettuoso per testimoniare l'apprezzamento dell'amministrazione provinciale tutta a questa bellissima iniziativa che ci onorate voi di tenere qui a Palazzo Sant'Agostino. Ovviamente colgo l'occasione per ringraziare oltre che l'autore, oggi vice sindaco di Salerno, ma che è come ben sapete consigliere provinciale uscente, quindi ha detenuto fino a qualche settimana fa anche la delega
alle, appunto alle iniziative culturali, quindi ha seguito, diciamo, per la provincia fino appunto a qualche giorno fa anche questa iniziativa. E poi ovviamente ringrazio il nostro dirigente del settore pianificazione e sistemi culturali, che vedo qui presente, la dottoressa Giulia Cagliazzo, che ha assunto questo incarico proprio da poco, la dottoressa Mastrullo, i nostri, diciamo, collaboratori tutti della provincia, che cercano di assicurare quantomeno servizi efficienti, diciamo, a tutta la comunità. Ovviamente saluto gli onorevoli qui presenti, carissimi amici, l'onorevole Alfonso Andria, già presidente di questa provincia, e l'onorevole Guido Milanese, che è qui presente. Quindi grazie, mi fa piacere ritrovarvi e salutarvi. Loro sono sempre attenti, come sapete, alle iniziative che in questa città di Salerno, in questa provincia, sia dal punto di vista culturale, della valorizzazione del patrimonio, si tengono, e quindi, diciamo, li ringrazio e li saluto affettuosamente per la loro presenza. Niente, ci ha fatto davvero piacere ospitare in un momento un po' particolare questa mostra qui, perché come sapete si terranno le elezioni provinciali la settimana prossima, il 18 si rinnova il consiglio provinciale, appunto, e queste sono le sale dove si verranno, come dire, verranno i consiglieri, i sindaci a esprimere il proprio voto. Però faremo in modo, diciamo, appunto, da fargli apprezzare anche questa bellissima mostra durante il tragitto che si fa per venire, diciamo, a votare, perché si vota qua. Sapete che è un'elezione di secondo livello e quindi si tiene qui a Palazzo Santa Rossina. Però sarà un'occasione in più per apprezzare la vostra mostra. Noi stiamo ripartendo un po' con le attività culturali all'interno della Pinacoteca, per esempio, provinciale, di tutte le altre aree che la provincia di Salerno detiene per le attività culturali, per le mostre. Ovviamente proprio qualche settimana fa abbiamo inaugurato un'altra mostra in Pinacoteca, per esempio. Ci auguriamo che questa situazione sanitaria non peggiori di nuovo ulteriormente, come purtroppo mi pare di capire. Però siamo in una situazione diversa rispetto a prima, con il vaccino e con un po' l'aver assunto un'abitudine al difenderci da questa bruttissima pandemia, secondo me riusciamo a non praticare chiusure, altri vincoli, altre restrizioni. E quindi si respira un'aria più bella quando si inaugura una mostra di un autore locale, nostro concittadino, del nostro conterraneo, una mostra antologica, no? Quindi, diciamo, sono le vostre, come dire, i vostri lavori principali, diciamo così. E ovviamente anche il titolo della mostra è ben augurante, in questo momento così particolare rispetto al quale, con il contributo di tutti, dobbiamo resistere, appunto. Quindi, tra le varie asperità, come dite voi, diciamo, presentando questa mostra, arriviamo alle stelle. E speriamo, diciamo, anche, siamo quasi alle porte del Natale, no? Approfitto per fare gli auguri a tutti, sia un Natale sereno, un Natale di salute prima di tutto per tutti quanti noi. Ci auguriamo che anche l'inaugurazione di questa mostra possa portare bene a lei, all'autore, a tutti coloro che siamo qui, alla nostra città, al capoluogo, alla nostra provincia. Tra tante problematiche e tante asperità, noi ci auguriamo di raggiungere sempre i nostri obiettivi. Noi, come istituzioni, nel nostro piccolo, con tanta umiltà, con tanto impegno e passione, tra tanti problemi, perché oggi amministrare gli enti locali, soprattutto comuni e province, non è assolutamente facile, perché vuol dire cercare di prestare servizi alla comunità. E quando si riesce, tra tante asperità, a prestare servizi alla comunità, nonostante le problematiche, dobbiamo essere felici. Quindi ci auguriamo che tutto vada bene, soprattutto con riferimento a questa benedetta pandemia, a questa crisi sanitaria. E con un affettuoso saluto e augurio vi saluto, vi ringrazio. Che veramente con grande semplicità e affettuosità
poche parole, insomma, ha espresso tutta la sua partecipazione a questa iniziativa e anche, insomma, di buon auspicio, come ha detto, il titolo, speriamo, insomma, che possa condurre a un anno più fortunato per tutti. Allora, buonasera, io sono qui in duplice veste. Come vice sindaca, ovviamente, porto i saluti dell'amministrazione comunale da parte del nostro sindaco Enzo Napoli, che quando all'interno di una città si inaugurano queste mostre, l'architetto è felice, ma soprattutto perché abbiamo lucide artista e i visitatori che noi abbiamo in città vengono a vedere anche le luci, ma vogliono vedere anche l'arte, anche perché non dimentichiamo che l'arte è cultura, e noi dobbiamo fare cultura, ne abbiamo proprio bisogno proprio per la nostra sopravvivenza. E poi sono qui, caro Bruno, come madrina, tu mi hai voluto come madrina di questa tua mostra, io ne sono lusingata ed onorata, anche perché in sala vedo tante persone, amiche che sono artisti come te, c'è Gravi, insomma, c'è Lella, tutte persone che sanno benissimo che cosa significa fare l'artista. Certo, tu ci hai un po' stupiti perché sei passato dall'uomo di scienza, qual è come primario, sei passato ad artista. Questo è un bellissimo augurio e spero anche io un giorno, quando andrò in pensione, di fare anche io l'artista, con l'unica cosa che non so disegnare per nulla, va bene, mi improvviserò qualcosa, diciamo, farò. Nel canto, posso farlo anche nel canto, certamente. Beh, scherzavo per dire che veramente abbiamo apprezzato tanto. E come ha detto il presidente Scanese, fino a qualche giorno fa ero consigliere provinciale, quindi con la delega alla cultura, abbiamo veramente creato tanti eventi anche con la professoressa Lella lì. Quindi ci auguriamo che questo rapporto, non solamente con la provincia, ma anche con il comune, possa continuare, anche perché tu sei l'artefice di un bellissimo quadro dove noi faremo l'inaugurazione tra, Presidente, lo dico in anticipo, tra fine gennaio e inizio febbraio dell'albero della vita. Abbiamo il consiglio provinciale, abbiamo praticamente messo in campo questa iniziativa di fare un albero, che è l'albero della vita, e su quest'albero della vita, sulle foglie, vengono descritti i nomi delle persone che si sono distinte durante il Covid. Quindi a partire dalle guardie giurate, i vigili del fuoco, gli operatori sanitari, polizia, carabinieri, tutte quelle persone che si sono distinte diciamo, durante il Covid, che hanno dato il loro contributo. Quindi Bruno è il nostro artista, mi è stato riferito, io ancora non ho avuto modo di vederlo dal vivo, che c'è questo albero bellissimo e quindi alla fine del mese faremo anche questa inaugurazione. Per il momento oggi ci viviamo questa mostra che è bellissima, i quadri che ho avuto modo di vedere a casa tua, però ti devo dire la verità, in provincia sono molto più belli. C'è lo spazio. Grazie. Una presenza sempre costante per la città, una presenza, diciamo, di grande sicurezza. Bene non solo fisico ma anche psicologico ed emozionale. Ebbene tu attraverso l'arte evidentemente hai rappresentato, così come tanti altri colleghi, questa congiunzione che in qualche modo attiene il mondo della medicina al mondo dell'estetica, al mondo della rappresentazione grafica, della rappresentazione scultorea. Pertanto ciò che in qualche modo vale poi alla fine è la rappresentazione che ognuno di noi dà della propria esistenza. In un campo, nell'altro, ma c'è una continuità, se vogliamo, in tutto ciò che tu hai espresso nella tua vita. L'importante è che preliminarmente al nostro darci c'è alla base un dato fondamentale, il dato dell'amore, il dato del prossimo rispetto al quale la rappresentazione delle proprie opere viene finalizzata poi all'essere apprezzata da chi in qualche modo ne usufruisce. Io ricordo tanti pazienti che sono passati per le tue mani e naturalmente per quella perfezione che la chirurgia in qualche modo impone all'essere talmente precisi da dovervi dare non solo l'estetica, ma io dico l'equilibrio e lo star bene di una persona. Ecco, io dico coralmente, insieme a tanti altri rappresentanti che oggi sono qui
naturalmente per plaudire alle tue opere. Insieme a tutti noi diciamo grazie per quello che hai rappresentato e per quello che oggi ci fai apprezzare, naturalmente lungo il percorso della tua mostra. Dovrai ancora tanto lavorare in questa direzione, noi ti seguiremo naturalmente per poter continuare a dire Bruno Giustiniani è uno che tiene alto il vessillo della cultura. Ecco, io vedo Lella Grassi che naturalmente tu sai quanto lei si spende quotidianamente e tu sei uno che insieme a lei, insieme a tanti altri tengono alto il vessillo della cultura su Salerno. Questo naturalmente, di questo noi ti dobbiamo ringraziare. Diceva bene Pachi poc'anzi quando diceva sei stato un rappresentante non solo del mondo della medicina a certi livelli, ad altissimi livelli, ma oggi credo che gli stessi livelli li stai toccando bene e forse superando anche nel mondo dell'arte, della rappresentazione grafica e scultorea. Grazie ancora a tutti. A Guido Milanese che riesce sempre in modo poetico a far capire con poche parole quello che ha nel cuore, veramente complimenti. E adesso Alfonso Andria, presidente del Centro Universitario Europeo dei Beni Culturali d'Avello. Prego Alfonso. Grazie molte. È difficile prendere la parola dopo un impatto così importante, con delle opere veramente molto significative. Allora io cerco semplicemente di tradurre a modo mio, cioè da profano, quelle che sono le percezioni di un visitatore, di un amico se mi è consentito, trasferendo anche per proprietà transitiva il rapporto che c'è tra Pachi Memoli e lei, tra Guido Milanese e lei, per me è un rapporto diciamo, forse ugualmente antico, però non molto alimentato nel tempo. È una ragione di più per sentirmi onorato di questo invito, semplicemente a dare questa piccola mia impressione, ripeto da profano. Allora che cosa colgo io? Intanto questo ingegno multiforme dell'autore, perché qualcosa la conoscevo, ma una per esempio no. E mi pare che sia stata aggiunta da Luciana Mauro questa bella e appassionata lettera, piena di sentimento, piena di considerazione e di stima personale, che fosse diciamo, un velista o un promotore di sport, dello sport velico, francamente mi sfuggiva, se ho ben capito. Mentre invece ritengo che sia sempre più particolare e sorprendente, ecco perché ha fatto bene la dottoressa Memoli, vice sindaco di Salerno, a promettere di voler colmare questa lacuna e quindi in qualunque modo, con qualunque arte, con quella per esempio a Canova, io direi anche quello della recitazione, perché poi ognuno di noi, adesso non offendiamo le prime file dell'arte salernitana, perché vedo Antonio Agrisano che saluto sempre con grandissimo piacere e so che animerà un pezzo importante di questo incontro, anzi eravamo preparati ad essere introdotti da lui, per meglio dire. Ecco allora, che cosa dicevo? Che ecco, Pachi voleva incamminarsi per un percorso. È curioso che tanti medici, forse Guido più di me, potrebbe testimoniare, e naturalmente anche la dottoressa Memoli, la chiamo in questo caso dottoressa perché la chiamo in causa come medico, tanti medici si siano cimentati e anche con grande successo nelle arti pittoriche, figurative, in ogni senso. Io faccio un nome per tutti, Lorenzo Spirito, che è stato un grande pediatra e neonatologo salernitano, ma aveva questa attitudine particolare. Io noto, tornando diciamo a questo commento un po' artigianale delle sue opere, per quello che ecco, appunto un visitatore coglie, una forza espressiva che poi è anche molto ben resa dalla vivacità dei colori, qualche volta anche dall'aggressività delle immagini che sembrano veramente saltare fuori
dalla tela. Insomma, è una pacifica aggressione, perché l'opera coglie il visitatore fino ad andargli incontro. Questo io ho colto girando quei pochi minuti che abbiamo potuto dedicare, poi l'ho vista anche con maggiore dettaglio, e ho visto anche, diciamo, e scorrendo rapidamente il catalogo che abbiamo avuto questo pomeriggio, ho visto anche quanto e quale riscontro si trovi nei commenti, diciamo, degli addetti ai lavori, sia dal punto di vista filosofico, antropologico, teologico, sia dal punto di vista della critica dell'arte, perché c'è una visione mistica della vita, un incontro, forse c'è prima e senza forse una ricerca, che poi culmina nell'incontro con Dio, che commenta anche la lotta tra il bene e il male, ma finalmente la sopraffazione del male da parte del bene. Ho lasciato perciò scoperto, perché bisogna prima scoprire che c'è una pagina che si squaderna, e finalmente l'ho trovata subito. Ho questa, la vittoria del bene e del male, che trovo, che avevo già così passando intravisto, la trovo assolutamente espressiva di una forza interpretativa che sicuramente, ecco, colpisce anche una persona che non è addetta ai lavori, che ha semplicemente incoraggiato. Il presidente Strianese, con molta cortesia, ha fatto riferimento ad un periodo lungo di due mandati, quando c'era l'elezione diretta del presidente della provincia, quando i cittadini esercitavano direttamente il proprio diritto e non lo delegavano ai consiglieri comunali o ai sindaci. E spero sempre che un giorno o l'altro venga ripristinata questa assurdità, questa stortura venga rimossa, per riportare, diciamo, al protagonismo i cittadini, e quindi scegliere le persone che siano in grado di interpretare le vocazioni dei territori, tra le quali c'è questa vocazione culturale di un territorio che esprime una vivacità e una sensibilità culturale tutto intero il salernitano. Forse per questo qui c'è un buon pregio di fabbrica, che è il genius loci. Ecco, tante persone, qui c'è Lella Grassi, che Guido ha chiamato in causa, perché lui e io siamo abitué delle mille iniziative che mette in campo ogni anno, e sempre le apprezziamo, e certo si rivolge a una platea molto ampia, certe volte addirittura abbiamo incontrato artisti stranieri, però abbiamo la disponibilità di avere qui, in casa nostra, nella città e nella provincia di Salerno, tanti talenti, tante espressioni artistiche, che molto spesso questi centri culturali, che sono appunto delle belle lanterne accese sul territorio, sulla cultura del territorio, ispirate a delle figure simbolo, come quella di Alfonso Grassi, le cui opere abitano anche in queste sale, e le cui opere in modo più complessivo hanno abitato per un periodo determinato, come quelle di un suo amico, non dico maestro, di cui è stato frequentatore, Mario Carotenuto. Noi qui svolgemmo, nell'occasione dell'anno dell'ottantesimo compleanno di Mario Carotenuto, una sua magnifica mostra accompagnata da un catalogo, che rientrava, forse era un po' una eccezione, perché normalmente la provincia era solita, per esempio, mettere in essere una serie, lo facevo, di iniziative sui pittori della costiera. Beh, in fondo Mario Carotenuto era un uomo del lago, però prestato alla costiera, era la costiera. Minori e Mario Carotenuto sono state tutt'uno. E quindi ha cantato la costiera, l'ha cantata con la sua voce, con i suoi pennelli, con il suo tratto pittorico molto espressivo e intenso. Ecco, questa brillantezza io colgo nei colori, nelle note, nelle figure, nella austerità e nella maestosità, non soltanto dimensionale, delle opere, ma anche, insomma, anche se fossero di un formato inferiore, magari minuto, manterrebbero quella forza espressiva, quella maestosità, come ripeto, e anche quel senso mistico che si nota in alcune delle tele. Per questo facevo riferimento alla suggestione di alcune opere che appunto narrano di questo percorso anche di vita
che è a metà tra l'etica, la religiosità, la fede, l'incredulità, poi il convincimento, poi e prima la ricerca, poi l'arrivo e l'incontro e la ricerca quindi a buon fine e l'incontro con l'Onnipotente. Ecco, questa è la suggestione che hanno creato in me queste sue opere. Ora, tra professore e maestro, insomma, scelga lei. Questa sera la chiamiamo maestro, perché mi pare più giusto che sia così. In questo contesto chiamarla maestro, perché dimostra di esserlo già da tempo, ma insomma, quando poi tutte insieme si vedono tante opere che riassumono il percorso di un artista, e parlo anche della parte scultorea, dei bassorilievi, di questa intensità espressiva che anche nei bassorilievi si nota, quindi nella scultura come nella pittura, diciamo nell'arte figurativa, qualunque latitudine espressa da Giustiniani, ecco, significa che in questo senso c'è appunto una grande maturità, e tutto questo verrà ovviamente anche esaltato, se possibile, dalla voce, dalla interpretazione della voce narrante di Antonio Andrisano. L'ho citato, l'ho chiamato in ballo poco fa, ma non posso non citare Franco Andrisano, del quale sono stato personale amico e anche personale. E anche compagno di palcoscenico, avendo un piccolo trascorso teatrale, naturalmente a ben altro livello, amatoriale. Franco invece ci coinvolgeva, e io ho avuto delle esperienze radiofoniche alla sede Rai di Potenza, con una breve serie radiofonica di 140 puntate. Erano molto belle. Altro che il sul brigantaggio. Sul brigantaggio, storia e storia, e poi il sottotitolo Storia e storia del brigantaggio locale. E noi ci imbarcavamo, ma siamo stati là degli anni, sì, degli 140. Certo. Questo numero mi ha impressionato, perché fate data a qualche decennio fa, non a queste cose televisive che ormai vediamo in eterno, perché sono senza fine. Ma lì parlare di radiofonia con tutto ciò che la radio. E Franco era un maestro anche per questo, perché ci insegnava a cambiare personaggio. Ognuno di noi in ogni puntata interpretava 3-4 personaggi, mutando l'inflessione, magari qualche volta toscaneggiando, come si diceva, altre volte diciamo facendo un accento napoletano, calabrese o siculo, e poi i rumori, perché anche i rumori facevamo tutto noi, tanto la radio non si vede, si ascolta, e quindi i rumori, perfino i cavalli dandoci dei pugni sul petto con il microfono, diciamo, facevano il rumore, anche la radio, adesso come l'ho stimolato, so quale corda devo toccare, però questi sono ricordi meravigliosi, quindi quando parliamo di queste figure, di Franco a Salerno, nel settore un po' professionistico, un po' anche sempre amatoriale, di Regina Senatore e Sandro Nisi Roccia, parliamo di quelle persone che hanno tenuto accesa la fiaccola del teatro a Salerno e poi hanno avuto l'onore e l'orgoglio di calcare i palcoscenici nazionali, Franco addirittura a fianco a Eduardo, e via di questo passo. Allora mi fermo qua, perché sennò poi la serie di ricordi e anche le annotazioni, che così appena per trattenere le prime sensazioni dopo questa visita, per quanto veloce e sommaria, e una mostra del genere non merita una visita veloce e sommaria, merita una visita più approfondita e anche la attenta lettura e la visione del catalogo, o la nuova visione commentata così delle opere. Ecco, quindi veramente un complimento e grazie anche della cortesia dell'invito, grazie a Pachimemo per essere madrina di questo incontro. Tra medici, miglior madrina non poteva esserci. Io penso che la prossima mostra, non dico che si troverà una concorrente, ma comunque un'ulteriore voce dell'arte medica che poi tra la scienza e la medicina si cimenti anche nelle arti, quali che siano. Dove tra poco Antonio Andrisano
ci illustrerà attraverso le opere, ma Alfonso è nato nell'arte. Lo ringrazio soprattutto per aver citato due aspetti che io amo tantissimo, il teatro, vengo da una famiglia di teatrali, mio padre, mio nonno, fondò la prima più drammatica a Salerno, ho un figlio attore di teatro, una sorella che si occupa di traduzione e adattamento ai film, quei serial di cui parlavo prima Alfonso, a Roma, quindi vengo da una famiglia che lavora in questo settore, quindi amo tantissimo il teatro. E poi la radio. Io credo, pur avendo un'esperienza quarantennale ormai nella carta stampata, soprattutto col Mattino, 30 anni di lavoro nella redazione del Mattino, credo molto nella forza della parola sul piano comunicativo e la radio è un mezzo di comunicazione per me fantastico. Quindi il mio sogno nel cassetto è quello di poterne aprirne uno, ma non una radio web, una radio. Una radio è una cosa diversa. Quindi chissà. Insomma, vediamo un po' anche con la tenacia di Bruno e di Pari di riuscire a realizzare questo sogno, sempre per Salerno, perché io amo Salerno, anche i miei libri sono su Salerno e quindi continuerò ad insistere sulle bellezze della nostra città, perché se non dica è una città che non cambierei con nessun amico. Quindi un applauso anche a voi. Passare la parola all'aspetto teologico, filosofico di Pasquale Giustiniani, professore emerito di filosofia teoretica pontificia, la facoltà Italia Meridionale Napoli. Prego, professore. Grazie. Grazie a Bruno Giustiniani che ha voluto onorarmi nel chiedere la breve prefazione al catalogo che ho consegnato, l'ho scritto e lascio per i lettori e i curiosi. Permettetemi di partire da una domanda che stamattina Marco Politi, il vaticanista di Repubblica, mi poneva, e cioè che cosa la Chiesa Cattolica sta imparando dalla pandemia. Ho risposto che oggi pomeriggio avrei risposto definitivamente alla sua domanda, perché ho detto in sintesi la Chiesa Cattolica sta imparando a diventare invisibile, perché abbiamo avuto un periodo di lockdown stretto in cui non potevamo neanche frequentare il luogo di culto e ora, pur potendolo frequentare, ci dobbiamo guardare attraverso la maschera di Capitan Michele e del Grande Black e dobbiamo darci sguardi e non toccarci e non possiamo neanche toccare il corpo eucaristico se non dopo aver disinfettato presbitero e fedeli le mani. Stiamo imparando ad esserci invisibilmente. Io ho detto, poi nel pomeriggio continuerò, perché il tentativo di Bruno Giustiniani dal punto di vista filosofico e teologico è una risposta del potere di questa apparente invisibilizzazione del cristianesimo. Perché? Perché Bruno ci dice che esiste un modo percettivo, sensibile ma insensibile, di accostarsi a queste problematiche. Ha scelto in diversi suoi dipinti, particolarmente in quelli della saletta di fronte, ha scelto due percezioni particolari che egli riprende dal sesto libro dell'Apocalisse di Giovanni di Patmos. Gli studiosi sanno l'Apocalisse di Giovanni, quello canonico, il testo canonico che si legge anche nelle chiese, non è il Giovanni degli Evangeli. Tant'è vero che gli studiosi ci dicono che il Giovanni Evangelista è un altro personaggio rispetto a questo che possiamo chiamare il Giovanni di Patmos, perché la manifestazione accadimento del Dio nella sua sfera percettiva, sensibile ma non sensibile, avviene in quest'isola. Bene, Bruno ha detto, mi lascio ispirare da vedere e udire. Ha voluto anche una mostra non solo di sculture e di pitture, ma di suoni, di colori, di musica e di calpestio del terreno. Che cosa viene fuori? Qualche cosa di enormemente sensibile, ma di per sé appartenente all'altra sfera. Il capitolo sesto dell'Apocalisse di Giovanni di Patmos ha i famosi versi dell'invito dell'agnello della Pasqua eterna,
è l'iterazione del vieni, 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 che poi si ripete nell'ultimo libro, vieni Signore Gesù Maranatà, che ci dice l'atmosfera di attesa nel momento in cui le cose non vanno bene. È un'atmosfera analoga a quella della pandemia, se fate caso, perché ci vacciniamo una, due e adesso molti di noi anche terza volta, e però siamo sempre casualmente toccabili. Proprio stamattina mi hanno detto all'Università Teologica, guarda, i tuoi studenti carmelitani sono tutti di nuovo col Covid a caso, quindi adesso ci facciamo i tamponi tutti noi, siamo vaccinati quasi tutti la terza volta, essendo docenti oppure studenti, hanno fatto terza vaccinazione e sono positivi, non in ospedale, perché pare che la positività stavolta risparmi, diciamo, le cose molto gravi, tutti quanti positivi. Quindi siamo come in un gioco di birilli in cui attendiamo di essere colpiti o non colpiti. E solo un Dio ci può salvare? E solo una religione che si visibilizza potrebbe darci risposte? La situazione di coloro che furono i destinatari del libro dell'Apocalisse di Giovanni di Patmos era la sensazione che solo un Dio può salvare. Tant'è vero che il sesto capitolo dice che bisogna risigillare il libro. Significa la rivelazione non si è compiuta definitivamente, deve stare aperta perché ormai la fine è imminente. È catastrofista lo scrittore di Apocalisse. La catastrofe però non necessariamente verterà nella morte, perché il Dio, se interviene, mette le cose a posto dal punto di vista di Dio. Vieni, vedi i verbi di ogni risigillamento. Li riascolteremo davanti alle magnifiche tele che colgono almeno quattro dei cavalli del sesto capitolo, ognuno coi loro colori. Chiudo ricordandovi che alle spalle vostre, proprio nella linea che sta alle vostre spalle, voi già intravedete la grande opera del maestro Bruno Giustiniani che presenta il cavallo bianco. Siamo all'esordio, il secondo versetto del capitolo sesto. Si risigilla, vieni, dice il vegliardo, e poi ecco apparire il grande cavallo bianco. Nella sensibilità apocalittica non è stupore di morte o terribile cosa catastrofica, bensì il Dio interviene e mette le cose a posto dal punto di vista di Dio. Il cavallo bianco, col suo cavalcatore, un arciere, alle frecce, deve colpire il principio del male. Sapete che nel cristianesimo e anche nel non cristianesimo, per esempio nel giudeo-cristianesimo, c'era quel fenomeno del dualismo di tipo neognostico che vedeva sempre il principio del bene, il divino, il principio del male, il diabolico. Qui c'è un'allusione cristiana al principio del male, il diabolico, che però viene sottomesso dall'arco. Che cosa deve fare il fruitore contemporaneo di queste cose dal punto di vista religioso? Lasciarsi prendere dal venire, dal vedere, dall'ascoltare, come le facce di quei volti dell'altra fase pittorica del maestro Giustiniani che abbiamo incontrato all'ingresso. Avete notato quei visi? Hanno visto tutti qualcosa. Quegli occhi si sgranano delle ragazze, dei ragazzi, hanno visto. Mi piace, guardando quei dipinti, pensare al crocifisso affrescato sul lato sinistro della Basilica Paleocristiana di Sant'Angelo in Formis. Chi va da quelle parti, vicino a Capua, entrando nell'aula basilicale, guardi sulla sinistra, a un certo punto vede un uomo appeso a una croce che ha gli occhi aperti. E gli studiosi si chiedono, perché questo crocifisso non rantola nel buio della morte, abbandonato anche dal padre? Io rispondo sempre così, perché ha visto. E chi vede è nel mistero. Grazie al maestro Giustiniani che ci fa vedere e ascoltare. E ha ancora anticipato quanto di bello andremo a vedere e quanto ci illustrerà anche la relazione del critico d'arte.
Maria Pina Cimillo, prego. Buonasera. Siamo qui stasera per qualcosa che ci colpisce in maniera forte. Non siamo soltanto di fronte a una antologica, siamo di fronte a un discorso importante che riguarda tutti gli aspetti della nostra vita, dall'aspetto etico a quello artistico a quello religioso. Credo che questa sia la cosa che più colpisce, tant'è vero che anche i relatori che mi hanno preceduto hanno notato questi messaggi forti che venivano fuori dalle opere, sia dei quadri sia dalle sculture, e hanno notato qualcosa in particolare. Io vorrei dare un taglio diverso da quello che ho fatto nella presentazione, perché vorrei invitarvi ad osservare alcuni particolari delle opere, perché penso che è importante per un pittore capire cosa deve guardare. Noi siamo abituati in Italia a guardare l'arte classica, la conosciamo. Sull'arte contemporanea a volte abbiamo difficoltà. E il maestro Giustiniani, giustamente maestro, pur essendo un autore che ha un forte legame con il passato, è sicuramente un autore del nostro tempo. Quindi alla nostra sensibilità, alla nostra visione della vita e ai nostri problemi, le nostre certezze, i nostri dubbi. E vi vorrei invitare a guardare la cosa che ci ha detto il dottore Giustiniani poco fa, gli occhi. Vedete, gli occhi, dicevano gli antichi, sono lo specchio dell'anima. Raffigurare gli occhi è una cosa estremamente problematica nella pittura e nella scultura. E sono importanti sia quando sono aperti, sia quando sono chiusi. Perché? Perché ci mettono in comunicazione con quella che non è soltanto l'interiorità dell'altro, neanche la nostra interiorità. Attraverso gli occhi noi riusciamo a entrare nell'altro e l'altro entra in noi. E appena entriamo, la prima fase della questa mostra, l'altro allestita benissimo, è una serie di quadri dedicata all'Africa, la mia Africa. Ed è lì che troviamo questi volti con gli occhi sgranati, perché l'Africa per il maestro Giustiniani è un qualcosa che rappresenta il nostro passato e il nostro futuro insieme. Ci sono degli interrogativi: qual è il futuro di questi bambini, di queste donne, di queste persone? Ci sono delle gioie: che bei paesaggi, che cieli stersi, che palme svettanti verso l'alto. Ci sono delle domande e dei dubbi che stranamente non riguardano loro, riguardano noi. C'è una tela in cui c'è la convivenza tra questa mano così piccola e un asinello, e sembra un qualcosa di così lontano, una promiscuità così lontana dalla nostra realtà. Fino a 40-50 anni fa era comune anche nelle nostre parti. E in fondo ci chiediamo: qual è peggio, essere spersonalizzati in una città anonima con cieli grigi o poter stare insieme a un animale che rappresenta non solo una compagnia, ma la nostra sopravvivenza anche economica? In fondo, anche nelle nostre case ci sono tanti animali, certo, cani, gatti, ma voi pensate che con il gusto per l'esotismo sono entrati anche tanti altri animali. Quindi in fondo Giustiniani ci dice cosa? Non dobbiamo mai avere certezze assolute, mai essere certi che il nostro è il mondo giusto. Dobbiamo sempre interrogarci sugli altri, guardarli negli occhi, e ci renderemo conto che se noi facciamo delle domande a loro, loro a loro volta le pongono a noi. Ci chiedono conto dei nostri errori, dei nostri sfruttamenti e anche di come ci siamo, come dire, suol dire, data la zappa sui piedi. Cioè in fondo
per delle cose che non sono indispensabili abbiamo rinunciato anche a tante cose che adesso ci mancano e che l'arte, ringraziando il cielo, ci può dare, ci può far rientrare in questa dimensione. Perché se noi non capiamo l'aspetto sociale e l'aspetto etico di queste opere, abbiamo difficoltà a capire poi l'aspetto religioso di queste opere. Io l'ho chiamato l'impegno sociale, perché sociale è tutto. Sociale è anche di etica e anche di religione. Una parte importante di questa mostra è dedicata a questo aspetto. Ed è un aspetto che parte da lontano. Si avvia con i quattro cavalieri dell'Apocalisse. E la rappresentazione è immediata, come diceva il dottore Andrea, sembra che queste opere ci balzano incontro. Questi cavalli sono vivi. Pensate al cavallo nero con la sua porta, con i suoi garretti, con la sua criniera, con il ciuffo che le scende sugli occhi, cavalcato da questo crociato con in mano la bilancia. La bilancia è un simbolo importante, il segno della giustizia, ma può essere anche il segno della giustizia negata. Noi non sapremo mai quanto di quel segno si riferisce ai nostri errori e quando invece alle cose giuste che abbiamo fatto. Perché questo è quello che conta. Nella vita non ci sono certezze assolute e il dottor Giustiniani ce lo ricorda continuamente con le sue opere. Nessuno di noi ha la verità in tasca, solo gli sciocchi sono convinti al 100% che quello che dicono è sempre vero. Le persone di cultura, le persone intelligenti si pongono il problema di avere dei dubbi, di chiedersi se ciò che fanno è la cosa giusta e lottano per raggiungere delle certezze in cui credono comunque a un 99% perché si pongono il problema sempre di andare avanti, perché soltanto la ricerca ci permette di andare avanti, perché se noi fossimo arrivati alla conclusione, a una certezza assoluta, ci fermeremmo, perché quella sarebbe il nostro traguardo. Invece l'arte, come qualunque uomo, non ha un traguardo fisso, è come l'orizzonte, man mano che andiamo avanti, l'orizzonte si sposta in avanti, si va più lontano, è irraggiungibile, ma in fondo questa è l'essenza dell'uomo. L'uomo vuole tentare di raggiungere l'irraggiungibile e l'inconoscibile e nel momento in cui l'uomo di fede lo trova in Dio, cioè fuori di sé, e tende a proporre agli altri questa sua visione, non perché vuole convincerli o vuole fare opera di, come dire, di proselitismo, ma perché ritiene che sia la cosa giusta e quindi vuole rendere partecipi gli altri di ciò che ha raggiunto come traguardo della sua vita. E in queste opere, ovviamente essendo un pittore, c'è l'uso fondamentale del colore. Pensate al diverso bianco che è uno dei cavalli dell'Apocalisse e che è invece nella veste del Gesù, al centro di Gesù che viene per la discesa quando manda gli apostoli in giro. Sono due bianchi diversi. Perché mentre uno è il bianco della morte, dei fantasmi, degli spettri, delle persone senza vita e della mancanza di vita che si contrappone alla morte solo del corpo, alla morte esaltata invece da San Francesco come sorella morte, perché quella invece è la morte del corpo e dell'anima, il bianco della tunica invece, se voi andate a vedere, lo vedete che è diverso, il bianco della vittoria della vita sulla morte, il bianco della purezza, dell'assoluto, il bianco della ricerca, il bianco della condivisione, così come il verde. In alcune tele, soprattutto quelle dell'Africa, per esempio, trovate dei verdi che sono la speranza, sono la gioia, sono la ricerca, mentre in uno dei cavalli trovate il cavallo verde, che è un crinere, cioè il verde del veleno, il verde che dà la morte, il verde che uccide. E queste cose che per noi futuri sono semplicemente lì, dobbiamo soltanto ammirarli, per un pittore sono frutto di ricerca.
non tutti i verdi sono uguali, non tutti i bianchi sono uguali, non tutti i rossi sono uguali. E questa presenza dell'oro, molto presente nelle opere di Giustiniani, perché? Perché non è soltanto il colore della ricchezza, e in quel caso quando ci parla della contrattazione, no? Nell'Apocalisse si darà l'olio, il vino per delle monete, eccetera, monetizzando quelli che sono invece i simboli fondamentali del cristianesimo, vino, olio, ma ci parla grano, ma ci parla di un altro oro, che è l'oro della valenza dell'uomo. Il nostro, noi siamo oro. Tanti anni fa, qui c'era un film di cui non ricordo neanche il nome, ero ragazzina, in cui uno diceva, alcuni nascono grano e altri smeraldo, però l'uno e l'altro servono, uno serve per il nutrimento del corpo e uno per il nutrimento dell'anima. Ebbene, l'oro che utilizza Giustiniani è questo oro che indica la grandezza dell'uomo, il suo valore, la sua valenza, la sua capacità di crescere nei rapporti tra verticali, cioè con l'assoluto, ma anche nei rapporti orizzontali, cioè con gli altri uomini. Questa valenza che troviamo, per esempio, nel rapporto con la Madre di Dio e l'Apocalisse, in cui c'è questo doppio rapporto, questa Madonna sotto l'immagine di Dio che rappresenta lo sviluppo verticale dell'uomo, l'uomo che tende a Dio con l'aiuto di una mediazione, perché questa è quello importante e questo serve l'arte. L'arte è una mediazione nella comunicazione. Raggiungere l'assoluto così nella vita quotidiana è un'impresa impossibile. L'arte, qualunque arte, pittura, scultura, recitazione, poesia, ci aiutano in questo, sono delle mediazioni verso l'assoluto, verso il raggiungimento di un altro traguardo più alto. E quindi vi invito a guardare i colori di queste opere. E c'è anche un valore importante nei numeri messi in atto, cioè non sono messi a caso, sono molto presenti l'1, il 3, il 7 e rappresentano delle cose fondamentali. La Madonna al centro, vestita col manto blu e il vestito rosso, rappresenta l'unione di umano e divina, perché il rosso rappresenta l'uomo con la sua sofferenza e col suo sangue, ma rappresenta anche l'amore, l'amore forte. Voi pensate, quando parliamo di amore diciamo rosso, poi parliamo di uccisione, di morte, diciamo sangue, diciamo rosso, sono due rossi diversi ancora una volta. E queste presenze anche marginali, perché non sono i personaggi principali, Giustiniani ci presenta degli elementi, dei modelli, ma anche quelli che sembrano semplicemente, come dire, dei riempitivi, non lo sono mai, hanno sempre un loro senso. Perché ci sono gabbiani e colombe? Perché sono 12? Gabbiani rappresentano, i gabbiani sono praticamente la libertà, vuoli libero come un gabbiano. I colombi sono il senso della pace, la capacità è la colomba che riporta il ramo d'olivo nell'arca dopo il diluvio. E questo è quello che importa. Quello che abbiamo attraversato in questo anno è un diluvio, ha distrutto tutte le nostre certezze, ci ha fatto toccare per mano che siamo delle persone limitate, non siamo invincibili come credevamo, siamo facilmente vulnerabili. È passato un virus piccolissimo e ha distrutto le nostre vite, le nostre certezze, i nostri modi di essere. E allora questo deve farci riflettere. È per questo che l'uomo deve cercare delle vie nuove e l'arte è una di queste vie. Cosa sarebbe stata la nostra vita se non avessimo avuto la possibilità durante questi mesi di lockdown di ascoltare della musica, di osservare dei quadri, di vivere di arte? E la tecnologia così vituperata, perché nessuna cosa è diabolica mai, dipende dal nostro uso. Se noi l'abbiamo creata, possiamo usarla bene. Se voi pensate che il premio Nobel l'ha costruito, l'ha istituito, quello che ha inventato la dinamite,
quando si è reso conto che la sua invenzione veniva utilizzata per fare la guerra invece che per essere utilizzata per aiutare l'uomo magari a rompere la roccia, vi rendete conto che dipende da noi. Allora in questi mesi abbiamo imparato anche ad apprezzare quei telefonini che ci fanno stare ore lì invece di parlare con gli altri. Ebbene, l'arte ci dice questo. L'arte ci dice che la salvezza dell'uomo può venire da Dio, ma deve coinvolgere anche l'uomo. Anche l'uomo deve fare la sua parte. Giustiniani, nel due bassorilievi c'è la guerra in cielo e la guerra sulla terra. Mentre nella guerra in cielo si vedono queste grandi ali dell'Arcangelo Michele che butta giù Satana che precipita sulla terra, nell'alto noi vediamo una massa di uomini con le braccia alzate alla ricerca di una salvezza per esprimere la loro sofferenza, ma anche il loro grido di aiuto al cielo. Queste sono delle cose fondamentali. Ripeto, le immagini non sono mai a caso, nessun artista fa una linea in un modo piuttosto che in un altro perché gli è venuta così. Prima di farlo, pensa a ciò che vuole comunicare e la comunicazione di queste opere è molto forte e soprattutto in un'antologica come questa è importante. Ne ho parlato soltanto di alcune cose per una questione di tempo, ma vi invito veramente a guardarveli con attenzione perché ci troverete tanti messaggi assolutamente degni di essere presi in considerazione. Grazie maestro per averci dato queste opere. Grazie per queste riflessioni così profonde. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, attraverso lo sguardo si comunica, ma è una comunicazione sensibile che io chiamo condivisione e credo che sia questo che serve a questa nostra travagliatissima era, la condivisione. Sono lo specchio dell'anima, attraverso lo sguardo si comunica, ma è una comunicazione sensibile che io chiamo condivisione e credo che sia questo che serve a questa nostra travagliatissima era, la condivisione. Passiamo ora la parola a Girolamo Luca Muniglia, principe dei Giustiniani. Buonasera a tutti. Per aspera ad astra è il titolo della mostra che ha voluto il professore artista Bruno Giustiniani. Per aspera è la nostra parte più profonda, quella che va a toccare l'anima, l'anima profonda dell'artista, l'anima della nostra emozione, l'anima che abbiamo tutti quanti noi nascosta profonda, profonda. Però l'artista, come il teologo Giustiniani, anche il professore Pasquale, che va lui a cercare l'anima rivelata da Dio, l'anima non è fatta per rimanere in fondo, certo abbiamo la nostra intimità, abbiamo il più profondo della nostra umanità, anche nei suoi aspetti più primari. Però l'anima è fatta per essere elevata. E il professore, che oggi è anche il nostro governatore dei Giustiniani, Bruno, non si ferma al più profondo. Ci invita proprio a toccare le stelle per aspera ad astra, cioè partendo dal più profondo della nostra anima, della nostra sensibilità, della nostra umanità, per elevarci a guardare in alto. Cosa c'è in alto? In alto c'è un uomo che non si arrende a quello che potrebbe ucciderci domani tutti quanti, piccolo microbo. Però ci invita a guardare ben altro, ci invita a guardare al futuro, fino a un indomani che non finirà mai, o forse che potrebbe finire con la fine del mondo, però
alla fine questo messaggio dell'Apocalisse non è il messaggio finale, è piuttosto il messaggio del futuro, dove andiamo noi, dove siamo portati ad andare avanti. Questo messaggio fondamentale è un equilibrio tra il nostro profondo della nostra anima e l'essere avanti, l'essere portato verso un indomani. L'equilibrio si chiama giustezza, la giustezza suona con la giustizia del Dio che viene a giudicare alla fine dei tempi, però la giustezza come la giustizia è questo equilibrio tra la nostra profondità, la nostra anima più basica, umana, e la nostra elevazione verso le stelle. Questa ricerca permanente tra il nostro fondamento e la nostra prospettiva per domani è quello che noi giustiniani chiamiamo giustezza. Giustezza è questa ricerca tra la nostra basica natura e la nostra aspirazione. Abbiamo attraverso questa bellissima mostra qui al Palazzo della Provincia di Salerno un attento evento della volontà dell'artista di toccare alle stelle, di toccare al palazzo più bello della sua città, Salerno, che ci permette di augurarci anche, perché no, un ritrovo con la nostra città originale, la città di Genova. Siamo noi patrici genovesi, marchesi per la maggior parte di noi, e quindi siamo tutti invitati a collegarci dove viviamo, dove presentiamo la nostra realtà, il nostro terreno di radicamento, e portati sempre a ricordarci alla nostra città che ci ha fatto nascere in questa prospettiva dell'equilibrio tra aspera ed astra. Auguro che le relazioni tra la nostra Genova e Salerno, che è vissuta dal professor Bruno, si ravvicinano sempre di più, come il professor Pasquale Giustiniani da ravvicinarci anche la Napoli. La famiglia Giustiniani è insediata molto di più qui di a Genova. Non credete che ci siano tanti Giustiniani a Genova, anche se siamo originari tutti di là. I Giustiniani innanzitutto sono qui e illustrano per bene nella Campania veramente l'eccellenza. L'eccellenza che parte dal profondo del cuore, l'eccellenza che parte dall'anima, l'eccellenza di quadri che vanno fino a ricordare l'aquila. L'aquila è il simbolo di Sant'Agostino, sapete? L'aquila che vola sopra la terra come un'intelligenza superiore, l'aquila dei Giustiniani che si ritrova nei quadri dell'Apocalisse di Bruno. L'aquila in questo palazzo della provincia Sant'Agostino. Grazie carissimo cugino, grazie del messaggio profondo, del messaggio della nostra ricerca, assumendo assolutamente la nostra umanità per portarci verso le stelle. Allora, io più che ringraziare tutti non potrei altro, però vorrei dire che
artista, io in pratica sono nato, ho iniziato a 16 anni, cioè non sono diventato mentre facevo il medico, e quindi ho iniziato con delle basi lontane, ho fatto varie scuole, vari maestri, anche se per poco tempo ognuno. Poi ho dovuto desistere, infatti io la prima mostra qui a Salerno l'ho fatta nel 72 a pochi metri da qui, nella Camera di Commercio, nella sede storica. Allora c'era l'onorevole Scallato, c'era Gaspare Russo come sindaco, e vennero entrambi che inaugurarono questa mostra. Allora avevo 22 anni, 23 anni, boh. E sono passati quasi 50 anni e siamo a 100 metri un po' avanti. E quindi è chiaro che facendo il medico e anche tutto quello che poi ho fatto, ho dovuto un po' allentare quello che era la mia attività nell'arte, anche se poi l'ho coltivata sempre. Facendo poi il chirurgo estetico, la scultura, nella scultura sono passato dai tessuti umani alla creta o al bronzo, però la fisionomia è rimasta quella. Oggi sono a tempo pieno nell'arte, io a volte finisco, non vi nascondo, anche alle 2 di notte per dipingere con i miei ascensori fino in alto. E quindi è questo che voglio dire, bisogna diciamo, coltivare un po' nel tempo l'arte e poi semmai lasciare sopita una cosa e iniziare un'altra oppure viceversa. Io sono chiamato il medico artista perché facevo il medico e facevo l'artista insieme, e questo medico artista mi continua a suonare nelle orecchie dovunque, sui giornali, su chi mi parla, però oggi credo di essere solamente artista. Lasciamo stare tutto quello che ho fatto che appartiene al passato. Io ancora ringrazio tutti quelli che hanno parlato bene di me, forse indegnamente, e vorrei alla fine dare un piccolo pensiero che ho fatto sia per i relatori, sia per qualche persona che stimo, non perché non stimi gli altri, ma io stimo tutti, però che hanno contribuito nell'arte qui a Salerno e anche nella scienza in questi ultimi anni. E quindi... In primis non posso che alla natura del Rocca. Come ho detto, è un medaglione in bronzo, che è una parte di una scultura un po' più grande che mostra la Salerno del 200, quando qui dietro le strade erano latrine oppure erano scorrimenti d'acqua dovuti ai monti che stavano dietro, che portavano al mare, e la battigia era molto molto più vicina. E quindi questo è un particolare che ho centrato per ricordare questa mostra. Io vicino mio amico collega Guido Milanese. Grazie.
ancora a Pasquale Giustiniani, mio parente e filosofo. Alla dottoressa Cirillo che tante cose di me chissà se sono vere. A mio cugino strutturato, vero Guido? Sì. Senza mascherina, ovviamente.
Io sono sicura che farà cose ancora più grandi. Ti ringrazio. Ancora più grandi per essere mi è permesso di dire, sono grande da quando ci siamo lui umilmente ha partecipato al nostro discorso. È stato un onore. È stato molto bello. E quindi poi di là è nata questa amicizia. Lui è molto critico, molto critico, arriviamo alla critica, quando è costruttiva, quando è reale, è bella. Non con me. E Vanessa è si basa solo sulle scemenze e altre cose, antagonismi che non devono esistere nel campo artistico e nella vita. L'arte, come io dissi al parco di Mentarello, dalla forza alla vita, dall'arte rinasce tutto e quindi ecco perché siamo vivi, vivi dentro. E ci viene voglia di abbracciare tutti, di poter trasmettere questa energia, perché noi la teniamo l'energia, anzi se ci tocchiamo ancora di più vengono fuori le scintille, forse una sera sarà ma vengono fuori le scintille. Vabbè, grazie. Allora. Maria. Lei è una delle promotrici di questa volta. A mio amico Petra, che non poteva. Tantissimo alla buona riuscita di grazie mille. E invece il duo splendido Bianca, violino, piano, lui è un maestro, questa piccola signora ha l'onore di avere un grande maestro, a parte che anche lei è maestra d'arte, suona tutto, dalla cornamusa al flauto, al violino, adesso l'ho visto al piano, io pensavo che il piano, ecco voi. Grazie. C'è un po' di musica. Non ci vedo più, pare che non vedo più nessuno di quelli che dovevo. Ha una cosa da dire prima di riguarda addirittura 5 minuti a fare di famiglia, diciamo, poi un po' apparito. Lui è costituito una cosa. Allora, è un affare di famiglia, sì e no. È un affare di famiglia perché fermeremo i due. Però un affare anche pubblica e perciò che volevo approfittare di questo momento per questo evento importante. Cioè noi, Giustiniani, siamo nati nel 1362 attraverso questa firma che si è spenta nel 1959 e che dobbiamo rinnovare oggi proprio. Quindi Bruno ho nominato governatore, quindi abbiamo due governatori e due governatrici e stiamo riavviando il trust Giustiniano. Allora, non vi farò una conferenza su come è nata la società finanziaria Giustiniani, la prima società per azioni del mondo, però è un evento simbolico. Allora, questo atto istitutivo del Trust con la loggia di Genova e altri beni è scritto in quattro lingue, quindi ci saranno quattro firme e quattro sigilli in italiano, ovviamente, in francese, perché la metà della famiglia in Europa è in Corsica, in greco, perché abbiamo la nostra isola di Chios come la nostra terra, diciamo, di nobiltà, e poi in inglese per comodità, perché abbiamo dei beni anche fuori attraverso il mondo. Quindi se ti dai una pena, non so,
Grazie. La parte italiana, quindi Patrizio Bruno Giustiniani. Firmo qui in avanti. La parte in francese. Io firmo così, eh. Patricien Bruno Giustiniani. La parte in greco. Patricios Bruno Justinianis. E la parte in inglese. Grazie, ci metto una volta per non farvi pazienziare tre volte, quattro volte la cera, però c'è il sigillo familiare, la cera, e la metto così sull'ultima pagina, poi lo farò tre altre volte, però vi lascerò alzarvi gentilmente perché non voglio abusare della vostra pazienza. Allora, siamo limitati a due governatori, quindi il nostro professore Pasquale non ne fa parte, però forse un giorno sarà il suo giro, eh? Perché le elezioni vengono fatte ogni tre anni, quindi siamo tutti coinvolti a un momento o l'altro. Una buona cera che mi hai proposto. quella che ti dico. Sì, sì, ma buona, buona. Ah, è buona. Ma dov'è? Buona, buona cera. No, ottimo. Ottimo, direi. Ottimo. Ecco. Ti lascio fare questa? Lo fai tu. Lo faccio io, eh? Che sei più pratico. Io mai fatto. Ecco, si deve raffreddare un po'. Eccoci. Grazie, vi libero e farò grazie il resto dopo. Grazie per averci reso partecipe di questo momento così importante. Ci accomodiamo finalmente per lo spettacolo dei meravigliosi musicisti, la voce splendida di Antonio Andresano. Ringraziamo tutti, amici, relatori. È stata una serata dolce e piacevole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie al mondo. Attenzione, attenzione. Un applauso. Ecco qui.